Allora, avvocato Lano, un incontro particolarmente importante, molto seguito nonostante la contemporanea partita dell'Italia. Ma è un tema che, sul quale c'è tanto 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 da lavorare e soprattutto tanto tanto da fare rete. Sì, fare rete è molto importante perché eh, questa materia dell'allontanamento dei minori è una materia sulla quale eh, ci sono una serie di sentenze della Corte e dell'Uomo che hanno indicato una linea che è molto precisa, che c'è una eh, disattenzione, una superficialità dei tribunali per i minorenni italiani nel recidere con troppa appunto, facilità eh, il legame fra la famiglia d'origine e eh, i minori e eh, questa giurisprudenza della Corte europea deve essere invocata eh, dai eh, magistrati o meglio dagli avvocati italiani dinanzi ai giudici interni e deve essere applicata dai giudici italiani nelle diverse fattispecie. Ecco perché ci deve essere una, una rete, giustamente, eh, come è stato sostenuto nel corso del convegno, fra avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri che sono sensibili rispetto a questo tema e eh, secondo me con il faro della, della Corte Diritti di Umani di Strasburgo. Qualche giorno fa si è parlato anche di diritti umani a tal proposito. Sì, eh, beh, il tema dei diritti umani, sicuramente i diritti del fanciullo sono diritti fondamentali, anzi direi che uno degli aspetti principali, del, eh, dei più importanti diritti eh, umani è, eh, quello legato al, sono quelli legati al, al fanciullo, al bambino che è l'essere umano in nuce che si sviluppa, che si, che si eh, da, da piccolissimo e poi cresce e, e da tutta una serie di diritti legati anche alla sua eh, posizione di vulnerabilità, di maggiore fragilità rispetto evidentemente all'adulto e quindi devono essere adottate tutta una serie di cautele e di eh, tutele maggiori rispetto all'adulto. Un'ultima domanda, l'Unione Europea ci sta facendo una lettera di infrazione per i minori, soprattutto gli infanti, figli di immigrati che arrivano nelle nostre coste a volte senza nessun parente morto a negato? Questo è un altro tema estremamente delicato, quello dei minori non accompagnati che arrivano alle nostre frontiere e che meritano una tutela particolare proprio perché eh, oltre alla vulnerabilità del minore, eh, si aggiunge eh, addirittura una vulnerabilità legata loro, allo stato di migrante, quindi di persona che non conosce la nostra lingua, non conosce la nostra cultura, la nostra, il nostro paese. Quindi sono meritevoli di un'attenzione ancora maggiore e. In un momento di grande difficoltà che il nostro paese, come altri paesi di, della costa diciamo, sud eh, dell'Europa, eh, questa criticità che si sta vivendo, pone eh, le condizioni molto disagevoli questi bambini che addirittura spariscono, di cui non si sa che fine fanno, non si sa eh, che sorte appunto abbiano e questo. È molto pericoloso e molto grave perché eh, sa, possiamo immaginare in quali eh, canali possano essere eh, diciamo, eh, indotti a, a trovarsi questi minori eh, legati alla criminalità, legati al eh, trapianto di organi, legati a tutta una serie di questioni che sono veramente molto gravi e drammatiche.